Come ricorderete tutti, il 5 maggio scorso, Giuseppe Conti, mentre si trovava a Massa, è stato colpito al volto con violenza da un pericoloso no buzz. E questo è il video. Poi però ho fatto anche il video nel quale vi ho fatto sentire la dichiarazione di Giulio Milani, colui che gli ha dato il buffetto, nella quale dice che non è un no buzz, ma un ex militante deluso. Nella stessa giornata, Mr. Conti è stato anche a Sarzana. E guardate cosa ci siamo persi. Durante il suo lungo discorso, che dura 30 minuti, è stato interrotto con un'offesa, ancora una volta, da un pericolosissimo no buzz. Aiutateci, perché io poi ritorno, vi guardo negli occhi, e quando mi direte, ma questo governo, ma chi l'ha votato questo governo? Allora, noi assumiamo... Allora, lei... No. Lasciatelo parlare, perché è chiaro che è un no-vax, quindi... diciamo, un signore che se avesse governato l'Italia saremmo tutti morti, ecco. Grazie a Dio, avete tutti avuto conservato la giusta razionalità e la giusta lucidità per affrontare una pandemia. Però purtroppo ci sono anche dei signori che hanno pensato davvero che fosse tutto un complotto e che sono ancora oggi convinti, vanno per strada a parlare da soli e a gridare che non c'è stato nulla e che le nostre misure sono state le misure folli. Io nel frattempo, la settimana prossima ormai è notizia pubblica, andrò al Tribunale di Brescia a giustificare le misure adottate, forse nella prospettiva che qualcuno mi ha denunciato che erano misure troppo blande. E dovrei mandare il Signore a rispondere. Vorrei mandare lui con le sue teorie complottiste a spiegarlo poi ai giudici. Però questa purtroppo è il quadro in cui siamo e bisogna rispettare anche il dissenso di chi manifestamente dice delle corbellerie. Però dobbiamo dirlo che sono corbellerie, giusto? Glielo facciamo dire, ma sono corbellerie. Avete sentito? Mr. Conte vede a malapena il punto da cui proviene la voce, però subito capisce che è un pericoloso no buzz. Assumiamo. Allora, lei. No. Lasciatelo parlare, perché è chiaro che è un no-vax, quindi. Diciamo, un signore che se avesse governato l'Italia saremmo tutti morti, ecco. Sì, è uno di quelli che ancora va in giro a dire che è tutto inventato e che se avesse governato lui saremmo tutti morti. Mr. Conti, a questo punto io fossi in lei andrei da Draghi a chiedere i diritti, i diritti d'autore. Perché quindi quando ha detto che senza pozione saremmo tutti morti è stato il secondo a dirlo, Mr. Conti, gli faccia causa per i diritti d'autore. E la gente applaude e quindi bisogna continuare. E cosa dice Mr. Conti? Che è stato convocato dai giudici perché è stato denunciato, perché le restrizioni erano troppo blande, bisognava fare di più. È stato poco chiudere in casa la gente 2 mesi. Bisognava andare casa per casa e mettere il silicone nella serratura, mettere le inferriate in tutti i balconi, così non ci si poteva neanche affacciare, mettere le ganasce alle macchine. Sono state troppo blande quelle restrizioni. Assumiamo. Allora, lei... No. Lasciatelo parlare, perché è chiaro che è un no-vax, quindi... diciamo, un signore che se avesse governato l'Italia saremmo tutti morti, ecco. Bravo!
adesso devo dire quello che penso di Mr. Conti. Mimar, conta fino a 10. 1, 2. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.